test per le scuole medie nell'anno 2010. Stai attenta! Cosa ti hai dato? Sputa! Cazzo, sputa! Cosa hai preso? Cosa hai dato? Estasi! Cos'era? Cazzo, porca puttana! Cos'era quella roba che gli hai dato? Vedo tutto. Cos'è? Hai in bocca qualcosa? Cosa gli hai dato? Una pastiglia d'estasi? Lui? E lui? No, lo so. Siamo in Italia. C'è subito un delatore, hai visto? Subito. Cosa ti ha dato? Una mu? Una caramella mu? Io so come si inizia, sai? Si inizia dalla caramella mu. Poi si passa alle messe. Poi alle Marlboro. Poi alla marijuana. Poi all'eroina. Conosco la storia di due giovani. Devo interrompere la lezione. Due giovani che stavano in carcere. Allora uno ha detto all'altro: come mai sei qui? Io ho rapinato una vecchietta per 20.000 lire per una dose di eroina. Oh! E come è iniziato tutto? Con una caramella mu. Passata caramella mu, preso le messe, poi la marijuana, cocaina, eroina, speedball. E tu come sei qui? Io ho ammazzato 4 persone in una bisca. E come è iniziato? Giocando a tombola in parrocchio. Ai primi del Novecento, un giovane pittore di nome Adolf Hitler si accorse che la dittatura comunista stava cingendo d'assedio la Germania e il mondo. Dopo essere stato perseguitato dalla magistratura e incarcerato, scrisse un veemente saggio sulla superiorità della razza nordica che lo rese assai popolare. Egli si recò con una piccola scorta militare in Polonia per promozionare le sue idee. Subito l'Europa filocomunista e parcondizionista gridò all'invasione e lo attaccò. Hitler si difese eroicamente. Per evitare danni ai civili, evacuò alcune città e sistemò gli abitanti in centri di accoglienza, quali Auschwitz, Buchenwald, Dachau. Purtroppo, il grande numero di persone causò disagi e carenze nell'accoglienza. La storiografia marxista, con la consueta enfasi settaria, bollò l'accaduto col termine di olocausto. In realtà, ragazzi, anche se ci fu qualche eccesso da parte dei militari tedeschi, la vicenda è ancora così oscura che per la sua delicatezza e la violenza di alcune immagini è stata vietata ai minori di anni 18, quindi potrete studiarla all'università quando avrete passato l'esame delle 4 I. 4 I: internet, impresa, inglese, il papà mi dà 30 milioni per iscrivermi. Dopo il presunto olocausto, tutti si accanirono contro il povero Adolf. Egli affrontò con coraggio le armate staliniane, la lobby giudaica, i depravati inglesi e i sanguinari francesi. Ma alla fine, fu travolto da un massiccio sbarco di extracomunitari in Normandia. Favorito da chi? Dalla politica razzista del centro-sinistra italiano. Intanto in Italia, Benito Mussolini, grande condottiero e nonno della prima mucca pazza, insieme ad altri carbonari che avevano appoggiato il generoso sforzo liberista italiano, furono rovesciati da una congiura di partigiani comunisti sostenuti dalla magistratura gay. La dittatura comunista, qui devo sbavare perché è nella parte, mi dispiace per quelli delle prime file, regnò per molti anni con la collaborazione dei cattolici rossi, dei massoni e della lobby omosessuale. Uomini come Fanfani, Rumor, Scelba e Taviani, tutti di stretta osservanza marxista, detennero a lungo il potere nella scuola. La propaganda stalinista cancellò ogni traccia di verità storica. Basti dire, ragazzi, che nelle cartine geografiche appese nelle aule, la Russia fu ritratta assai più grande della Romagna. Lo scoppio di una caldaia nella stazione di Bologna, sostenuto a lungo dal solo perseguitato, il povero Bruno Vespa, fu contrabbandato per strage, e così pure venne deviata la verità su Ustica. Oggi sapete tutti come andò: l'aereo che si scontrò tamponato da un sottomarino russo impazzito e sul guasto meccanico dell'Italcus. Si giunse persino a dire, ragazzi,
che Hitler fosse dotato di un membro sotto la media. Invece potete andare a guardare nel volume di testo l'illustrazione a pagina 145 in basso. Ma ecco irromper sulla scena un giovane eroico lombardo, Silvio Berlusconi. Vedi sempre illustrazione pagina 145 in basso. Egli cantava in un piano bar e non pensava alla politica, quando un giorno vide apparire su un prato alla periferia di Milano un angelo stagliere con la spada fiammeggiante in mano che gli disse: «Unto da Dio, tu sei prescelto, libererai l'Italia dei comunisti e diventerai ricco e famoso. Eccoti i fondi per fare 3 televisioni. E di colpo Berlusconi si ritrovò pieno di monete d'oro. I magistrati gay persecutori gli chiesero a lungo come avesse fatto quei soldi così in fretta, ma dovettero arrendersi ben presto di fronte al miracolo. Nella cantina della sua modesta abitazione di Arcore, Silvio preparò la riscossa insieme a patrioti come Dell'Utri, Previti, Confalonieri, Pilo. Con pochi mezzi e coi media tutti in mano al nemico bolscevico, riuscì a vincere le elezioni, ma al tradimento di un altro lombardo, Bozzi, così è scritto nel libro di testo, lo privò del giusto diritto a governare. La dittatura comunista tornò a premere l'Italia. I comunisti tolsero a Berlusconi ogni avere, tutte le televisioni, e lo incarcerarono per lunghi anni. Silvio Berlusconi fu rinchiuso insieme a Silvio Pellico nello Spielberg, un castello appartenente a un regista americano. Ma un giorno l'angelo fiammeggiante riapparve e liberò Berlusconi, che rivinse le elezioni a capo di un triumvirato. Questa volta lui non commise gli errori precedenti, liquidò con un congruo assegno gli altri triumviri, Fidi e Bozzi, è scritto così, e divenne imperatore d'Italia col nome di Silvio Doro I. Sotto di lui la fine investe il paese godettero di una prosperità senza pari. Fu iniziato il ponte di Messina per congiungere Messina alla vicina Reggio Emilia. Fu genialmente creato 1 milione di posti di lavoro. Come? Licenziando 1 milione di vecchi lavoratori. La battaglia tra magistratura e mafia fu finalmente vinta sconfiggendo la magistratura in un triangolare con la Nazionale Cantanti. Oggi nel 2010 il nostro paese, ragazzi, il nostro paese è invidiato e temuto, anche se tuttora cerchiato dai centri sociali, dall'Europa bolscevica. Ma noi siamo diventati la 53esima stella della bandiera americana. E Silvio Doro I è governatore della colonia. E voi dovete ringraziarlo, onorarlo e cantarlo come la musica che avete sentito di Letta, Martelli, Confalonieri e il Pueblo Unido jamais sarà vestito. Grazie, poi c'è matematica.